anche il contrario, ovviamente. Quindi, cosa fare? Cosa fare quando una persona fa tira e molla? Allora, intanto ritrovarsi sentimentalmente, mentre saluto anche Piero Ferraro, Barbara, se trovarsi sentimentalmente coinvolti con una persona che fa tira e molla è fondamentalmente un qualcosa di sbagliato. Salutiamo anche Laura. Questo ti apre gli occhi un po' sulla natura umana. E su questa società che tutto sommato è un po' frantumata fondamentalmente. E questo avere a che fare con una persona che fa tira e molla è un viaggio, diciamo, che può farti precipitare anche nella rabbia o anche nella frustrazione, nella tristezza. Insomma, ci potrebbero essere situazioni che ti generano tristezza. Quindi questo può portare a galla, diciamo, le tue insicurezze più profonde, lasciandoti magari anche un senso di vuoto, perché ovviamente, salutiamo Ilaria, avere a che fare con una persona che fa tira e molla non è mai piacevole. E ovviamente bisogna diventare più forti per affrontare queste situazioni, ma noi siamo più forti di quanto immaginiamo, no? Capire chi siamo e quali sono le nostre potenzialità è fondamentale. Nessuno crede, no, all'affermazione, ma tieni presente che la maggior parte delle persone squilibrate che fa tira e molla è comunque da levartela dai coglioni, fondamentalmente, perché diciamo, vi sono degli psicopatici, dei narcisisti, dei sociopatici. Cioè, o anche semplicemente delle persone manipolative, comunque persone che sono fondamentalmente prive di empatia, che talvolta vogliono danneggiare gli altri di proposito senza rimorso fondamentalmente, perché non provano rimorso, ma neanche senza senso di responsabilità, no? Quindi il succo è che se hai a che fare con una persona che fa tira e molla, devi svalutarlo. Questo è il primo punto fondamentale. Anziché idealizzarlo, devi svalutarlo. Devi svalutarlo tu. Devi svalutarlo tu dentro di te. Invece, normalmente facciamo il contrario. No? Se uno fa tira e molla, siccome ci somministra abbandono, magari ci somministra rifiuto, ci somministra appunto delle situazioni di questo genere, anziché svalutarlo, salutiamo Gina, anziché svalutarlo, molte persone si coinvolgono ancora di più. L'innamoramento, che poi non è innamoramento ma è attaccamento, annienterà la tua personalità. Questo è un altro punto fondamentale, no? E quindi tu, anziché essere allegra, diventerai, diciamo, diventerai sempre più triste. Quindi, come dire, bisogna liberarci dei matti. Non so come si dice matti in inglese, abbiamo qua Eleonora S, ma abbiamo anche Green Apple, matti, folli, insomma, folly free. Bisogna essere folly free, matti free. Questo è un po' il concetto fondamentale, no? Dove, come dire, bisogna evitare, no, fondamentalmente, di avere a che fare con, cioè, capire se è veramente crazy free, ok, matto free, oppure crazy free, esatto, ma crazy, full, perché crazy forse sembra quasi più giocoso, full free, insomma, comunque, qualcosa del genere. Perché quando ti togli, diciamo, un gravame, al loro posto si materializzeranno delle persone che invece potrebbero, come possiamo dire, essere persone affidabili. Perché comunque in una relazione l'affidabilità è un po' il concetto fondamentale, no? Se una persona fa tira e molla, come dire, tu devi tenere presente che o lo fa perché ti vuole manipolare, ma quindi è che, cioè, o lo fa deliberatamente perché ti vuole manipolare e quindi, come dire, non è una persona da prendersi, oppure
O lo fa perché quando fa il molla, diciamo, c'ha altri cazzi o fighe per le mani, diciamo così, c'ha altre situazioni per le mani, o lo fa perché è instabile emotivamente. Questo è un punto fondamentale. È una persona che ti blocca e se ne va, ad esempio, e tu non è che devi stare a pensare, tornerà, non tornerà. Cioè, le persone che se ne vanno, è come dire. Salutiamo anche Patrizia Perotti. Tieni presente questo. Allora, bisogna fare un ragionamento semplice, no? Che anche voi potreste riuscire a fare, perché è semplice, quindi non servono delle menti eccelse. Salutiamo anche Marco, non servono delle menti eccelse per capirlo, no? Quindi potreste riuscirci. Se una persona si allontana da te, significa che comunque dimostra di non amarti. E allora, qual è come dire, qual è la perdita, no? Non perdi niente, cioè perdere uno che non ti ama non significa non perdere nulla. Pensa a questo, no? Il ragionamento è molto lineare, molto semplice. Come dire, se perdo qualcuno che non mi ama, ma non ho perso assolutamente niente, non ho perso assolutamente niente, anzi, probabilmente ci ho guadagnato, perché il vero problema non è perdere qualcuno che non ti ama, ma è tenerti qualcuno che non ti ama, quello è il vero problema, perché se ti tieni qualcuno che non ti ama, perderai delle opportunità, perderai dei treni con delle persone che ti amano. Poi iniziare a dire la mente lo sa e il cuore un po' meno è una cazzata, perché è ovvio che tu devi iniziare al cuore, tra virgolette, la parte emotiva, a dargli altre emozioni, che potrebbe essere semplicemente l'emozione dell'orgoglio, ti mando a fanculo. Questo è il discorso che dobbiamo fare, no? Perché lì non ci piove. Uno che se ne va o lo fa per cattiveria. O lo fa perché ti vuole manipolare, o lo fa perché è instabile, perché potrebbe essere una persona, come dicevamo prima, psicopatico, narcisista, sociopatico, ma questo vale anche nelle amicizie, comunque, anche nelle amicizie. Quindi che si tratti di una storia d'amore, che si tratti di un'amicizia, che si tratti di qualcuno, se una persona se ne va, anziché sentirti inutile, anziché sentirti smarrita, anziché sentirti sbagliata, inizia a immettere dei pensieri diversi, inizia a immettere dei pensieri diversi. Tu non è che puoi porre, tra virgolette, rimedio a una relazione tossica, diciamo, a una relazione tossica. Nel senso di trasformare l'altra persona, ma puoi togliti dai coglioni una persona tossica. Se una persona ti blocca, beh, il problema non è che ti blocca, il problema è se quando ti sblocca e ti ricerca, tu sei ad aspettarlo a braccia aperte o qualche volta anche a gambe aperte, allora quello è il vero problema, perché se quando torna tu lo aspetti a gambe aperte, beh, quello potrebbe essere un problema, nel senso che gli dai un potere che di fatto, diciamo, che di fatto è la cosa sbagliata, no? Tra l'altro è probabile di avere a che fare, pensa, anche valuta il fatto che potrebbe essere un pazzo, no? Uno psicopatico fondamentalmente, un folle. Ovviamente gli psicopatici, matti, folli cercano di umiliare, di mortificare le vittime, persone che di fatto non se lo meritano, che però entrano in questa loro modalità, diciamo, in questa modalità negativa. Soprattutto, ad esempio, quelli che iniziano a triangolarti, ad esempio, no? Che ti fanno entrare in un triangolo, in cui magari ti mettono un antagonista, perché poi spesso quando le persone si allontanano, lo fanno permettendoti magari un antagonista. E quindi se tu lì dentro la tua mente e anche dentro il tuo cuore, fondamentalmente, dandoti altre emozioni, te ne liberi, beh, sarai finalmente libera, non avrai più a che fare. Quindi
È importante tenere presente che la capacità di riconoscere il poliamore, sì, beh, il poliamore è un concetto molto diverso, no? Perché il poliamore prevede, diciamo, una, come dire, il poliamore no, che non è una roba di questo genere, il poliamore prevede un consenso da tutte le parti, no? Una coppia che si, come dire, prevede la possibilità di amare altre persone, non soltanto è diverso dallo scambismo, perché nello scambismo c'è solo un aspetto fondamentalmente sessuale, ma nel poliamore c'è anche un aspetto sentimentale. Quindi tutto, io credo che tutto quello che venga fatto tra adulti consapevoli e consenzienti è lecito, quindi non sto a giudicare se funziona, se non funziona. Se ci sono, che ne so, quattro persone che sviluppano questa cosa qua e hanno questa possibilità e sta bene a loro, boh, poi magari sì, potrei fare qualcosa di approfondimento. Salutiamo Miriam. Comunque esistono, ad esempio, esistono, diciamo, da tenere presente che ci sono dei segnali se hai a che fare con un matto. Uno schizzato che si chiude a casa, depresso, levatelo dai coglioni. Eh sì, perché ci sono anche poi le persone che magari hanno dei cicli, come dire, maniaco-depressivi, e per cui hanno, come dire, nella fase down si isolano, no? Ma uno così, che cazzo te ne fai di avercelo? Cioè, uno che un giorno è allegro e il giorno dopo è triste e se ne va, ma va bene, che si curi, che faccia le cose giuste, che faccia quello che vuole. Ma come dire, a te rovinerà la vita. No, entrare nella mente di uno che oggi sto bene, sono allegro e quindi mi fa piacere vederti, ti valuto e il giorno dopo invece, il giorno dopo sono depresso, non ti voglio vedere, sparisco, ti tratto male, eccetera. Alla lunga una relazione del genere ti logora, no? Che te lo tiene a fare uno così? Cioè, voglio dire, siccome viviamo in un mondo dove ci sono tante persone, viviamo in un mondo dove, come dire, ci sono tante persone, cerca di toglierti quelli che sono problemi e quindi se uno ti dice che i problemi ce l'hai tu, dici guarda, sì, io ho problemi e quindi arrivederci e grazie, ciao, punto. E bisogna fare questo. E se invece noi continuiamo ad accettare, il problema diventiamo noi. C'è un detto, no, che dice: se uno ti tradisce una volta è colpa sua, se uno ti tradisce due o più volte è colpa tua. Questo tenetelo sempre presente, che un po' deve essere il fare illuminante. Se una persona ti tradisce una volta, tradisce, quando parlo del tradimento intendo tradire anche le tue aspettative, tradirti emotivamente, insomma, non soltanto il tradimento fisico, ovviamente. Quindi uno che parte, se ne va e si chiude, ti, tra virgolette, tradisce le tue aspettative. Quindi una persona, quando una persona ti tradisce una volta, è colpa sua. Se ti tradisce due o più volte, è colpa tua che te lo tieni. E che invece di cercartene uno senza problemi, continui a tenerti una persona problematica. Esistono tanti segnali, no? Per capire che hai a che fare con persone. Ad esempio, il tira e molla è uno di questi segnali. Chi fa tira e molla è un segnale che devi allontanarti tu, ma allontanarti soprattutto quando lui fa tira, non quando fa molla. Questo è un punto fondamentale. Levartelo dai coglioni quando lui si avvicina. Poi ci sono altri segnali, il gaslighting, non so se è pronunciato bene, abbiamo sempre la nostra green apple, il gaslighting, che non si dovrebbe mettere la G, mai la G, gli inglesi non mettono mai la G, il punto G agli inglesi non piace perché gli inglesi nella loro lingua, diciamo, che è l'inglese, non mettono mai la G, quindi non sono interessati al punto G. Quindi il gaslighting. Ne mettono 50 nello scritto, ma poi quando pronunciano, tutte queste 50 G che mettono spariscono. Quindi il gaslighting. Il gaslighting è una forma di violenza, diciamo, dove ti presentano false informazioni, ti fanno dubitare della tua memoria, della tua percezione, eccetera. Il gaslighting
Poi alla sua, diciamo, il suo correlato che si chiama crazy making. Anche qua non so perché utilizziamo sempre termini inglesi. Comunque, che differenza c'è tra il gaslighting e il crazy making? Il crazy making sono, diciamo, agire un po' da pazzo, no? Fare delle cose insolite, strane, che diciamo, che questo porta, diciamo, delle cose, l'individuo, alla faccia tosta, nega il proprio comportamento. Ignora le prove anche quando le ha sotto il naso. Quale tipo di inglese? Io parlo l'inglese londinese perché Green Apple abita a Londra, quindi lei dice gaslighting, l'inglese di Londra, l'inglese americano, sinceramente non lo so. Ma comunque, al di là dell'inglese o di un'altra lingua, le persone tossiche negano, diciamo, il loro comportamento, fanno le cose e non lo dice. Poi persone che sono egoiste fondamentalmente, anche le persone egoiste devi levarti dai coglioni. Persone che non sanno mettersi minimamente nei tuoi panni, persone anaffettive, senza empatia, levatele dai coglioni, perché senza empatia è una persona che non sa mettersi nei tuoi panni, no? Una persona senza empatia dà più valore, che ne so, alla sua unghia rotta che al tuo cancro al cervello, per dire, no? Perché non gli frega niente, ma quello che conta è che lui si è spezzato l'unghia. Questo è un punto fondamentale. Oppure anche le persone ipocrite, anche le persone ipocrite, le persone giudicanti, le persone che ti devono dire delle cose e ti giudicano costantemente, le persone ipocrite. Ci sono persone che sono ipocrite alla ennesima potenza, no? Persone che sono ipocrite all'ennesima potenza, persone che hanno pretese, ad esempio, di rispetto, hanno pretese di fedeltà, hanno pretese, diciamo, di questo e di quello, e poi loro mentono, ti tradiscono. L'ipocrisia è questa. È una persona che da te pretende e poi fa tutto il contrario. Chi predica bene razzola male. Ah, devi essere fedele. Dove vai? Qua, là, e poi tu scopri che quello ti racconta un sacco di balle, che mente, che ti tradisce, che ti fa le corna. Quella è una persona ipocrita, che dice una cosa, come dire, predica bene ma razzola male. Chi predica bene e razzola male? Gli ipocriti. Ti cornifica, ti tradisce, mente, critica, ti manipola, mentre tu devi essere perfetta, devi essere, diciamo, altrimenti verrai giudicata instabile, verrai giudicata cattiva. Questo è, no? E quindi poi le persone appunto di questo genere, anche persone che si inventano bugie, che fanno, oppure persone che notano sempre i tuoi errori e non guardano mai loro. Questo diceva anche Gesù, no? Diceva persone che, come dire, vedono, la pagliuzza nel tuo occhio e non vedono la trave nel loro. Perché, come dire, è come uno che ti dice: non bere un bicchiere di vino, e poi quello se ne beve una damigiana, è ubriaco marcio. Quindi non ve vede, diciamo, vede la tua, come possiamo dire, la tua pagliuzza e non vede la sua trave. Quindi questo, le persone egoiste, ad esempio, le persone eccessive, salutiamo anche Cami, le persone eccessivamente egocentriche, le persone che sono i cosiddetti vampiri energetici, lamentosi, lagnosi, insomma, sono tutte questa tipologia di persone, sono tutti segnali fondamentalmente che è giunto il momento di togliere dai coglioni. Diciamo che gli psicopatici, folli, pazzi, quelli che hanno disturbi psichiatrici, ma che magari sono anche disturbi comportamentali, tanto tu non è che vai a fare una diagnosi, per quelli non se la faranno mai fare. Comunque, nessuno riesce a riempire il vuoto della loro anima, quindi sono dei pozzi senza fondo. Più tu gli dai, è come se non gli avessi dato nulla. Questo è un po' il concetto del pazzo, del folle,
dello psichiatrico che tu gli dai, ma è come se vai, è come un buco nero, no? Il buco nero che assimila, 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 ma non ti dà nulla in cambio, no? E allora tu potrai fare qualunque cosa, ma non riceverai assolutamente niente. Poi sarai anche messo sotto accusa fondamentalmente, no? Ti accuserà di aver fatto delle cose, ad esempio, si manifesterà geloso, no? E poi si manifesterà geloso e da un lato, mentre si manifesta geloso, ti riempirà di corna, no? Magari ti giudica, no? Giudica, ma hai messo quel posto, hai fatto quello, hai fatto quell'altro, e dall'altra parte lui si farà allegramente i cazzi suoi. Questo è un punto fondamentale. Ma il problema sei tu che gli vai dietro. Questo è il problema, no? Il problema è sei tu che gli vai dietro. E sei tu che poi entri a fare il detective, no? La cosa peggiore in una relazione che non dovete mai fare è mettervi lì a fare il detective. Quando hai a che fare con una persona che si allontana, si avvicina, perché ci sono quelle che vanno a esplorare, ha messo questo, ha messo quell'altro, indagano come se fossero, diciamo, Sherlock Holmes, no? A trovare le prove, a cercare, fare il detective è una cosa, tanto lo sai già com'è la situazione, ti fa solo perdere energie, anzi ti fa coinvolgere ancora di più, perché c'è una legge che dice che più, salutiamo Crazy, c'è una legge che dice che più emozioni gli dai, più ti coinvolgi. Quindi se tu ti ritrovi a fare il detective, ti ritrovi a iniziare a indagare su quella persona, ti ritrovi a esaminare per filo e per segno tutti i post, esaminare per filo e per segno tutti i like che ha messo, a chi li ha messi, perché non li ha messi, vai a cercare risposte che sai già. Lo fai perché sei una cogliona! Non devi farlo, non devi farlo. È un qualcosa di estremamente dannoso, estremamente negativo. E questo è un punto fondamentale. E tra l'altro ti innamorerai ancora di più perché gli dedicherai energie. Oppure iniziare ad aver paura, paura di perderlo. Ma come dicevamo prima, se tu perdi qualcuno che non ti ama, non hai perso nulla, ci hai semplicemente guadagnato. Perché una relazione che funziona, di qualunque natura essa sia, non dico solo sentimentale affettiva, ma anche una relazione, diciamo, amichevole, no? Perché poi le relazioni sono anche tra amici. Una relazione che funziona quando c'è un problema si discute, perché non è che noi dobbiamo andare per sempre d'accordo, eh? Cioè io credo che sinceramente ci possono essere delle differenze di vedute e delle discussioni sia all'interno di una coppia sentimentale affettiva sia all'interno, diciamo, diciamo, come dire, anche all'interno di un rapporto di amicizia, non è che si deve essere sempre allineati, però la discussione, il dibattito è fondamentale, no? Il dibattito è fondamentale. Le persone discutono per risolvere problemi, per trovare una mediazione, per cercare di capire. No? Se io capisco che l'altra persona mi propone una tesi diversa dalla mia, che magari è più funzionale, che magari è migliore, va bene, non ho problemi ad accettarlo, ma ci sono quelli che piuttosto che ammettere di aver avuto torto, come dire, negano l'evidenza, no? Un saluto anche a Andrea Giovani. Negano l'evidenza, invece questa è la cosa sbagliata. Le persone normali discutono per risolvere i problemi. Nelle relazioni tossiche, invece, la persona tossica discute per amplificarti i problemi, non per risolverti. Questo è il concetto fondamentale. Esatto, quello che dice Chiesa è vero. Durante il simposio ringrazi chi non la pensa come te, ma i pazzi, gli psicopatici, le persone tossiche invece discutono non per risolvere il problema, ma discutono per amplificarlo. E io credo che molte persone, ad esempio, non abbiano neanche voglia di ottenere dei risultati. Quindi,
Il discorso è che le persone tossiche, tra l'altro, non rispettano neanche più i tuoi limiti. Cioè, piano piano una persona tossica erode i tuoi limiti. Ad esempio, attraverso la critica, attraverso la squalifica, usa un atteggiamento, beffardo, fa il sorrisetto di scherno, no? Questo famigerato sorriso asimmetrico, che è questo. Questo famigerato sorriso che è un sorriso di scherno, un sorriso che è beffardo, te lo sto buttando in quel posto. E quindi non comunica più per, diciamo, attraverso l'ironia, ma utilizza proprio il sarcasmo. E il sarcasmo non è l'ironia, il sarcasmo è voler offendere pesantemente una persona, che è molto diverso dall'ironia, dove c'è un aspetto giocoso, dove c'è un aspetto di flirt, perché attraverso l'ironia si possono anche fare schermaglie d'amore, si può giocare, attraverso l'ironia si può manifestare anche l'amore. L'ironia è un qualcosa che manifesta l'amore fondamentalmente, mentre invece il sarcasmo non manifesta l'amore. Il sarcasmo è volere, diciamo, far male in profondità a una persona. E potremmo dire che mi piace la definizione di Andrea Giovanni, il fratello narcisista dell'ironia, esatto. E poi tenendo presente che le persone tossiche, ad esempio, negative per qualunque motivo, ti negano le loro attenzioni, ti negano le loro attenzioni, e questa è un'altra cosa importante, no? Perché ti tolgono quando si allontanano. Questa è una strategia che poi si può usare nella seduzione, però le persone tossiche lo fanno senza nessun motivo e questo è un punto fondamentale, e questo è un punto fondamentale, no, che devi tenere presente. Dopo averti riempito magari di premure e complimenti, i punti in bianco iniziano a frizzarti, iniziano a ghostarti, iniziano a sparire e tu non capisci, no? Perché, come dire, fino a ieri ti ho detto sei fantastica, sei una donna, e domani, tac, sparisco. Quindi questo è una doccia scozzese che ti fanno, che però è un problema loro, no? Il problema è questo, no? Che tu non devi dargli, come dire, credito, no? Ma poi hanno mille mone, no? Ad esempio, pretenderebbero che tu li leggessi nel pensiero, no? Loro non ti dicono le cose, ma pretenderebbero che salutiamo anche Francesca. Questo è un altro punto fondamentale, no? Non capisco gli orecchini, vabbè, comunque. È un altro sesto senso che secondo me voi potete utilizzare è quando con una persona non ti senti a tuo agio. Quando con una persona, indipendentemente da chi sia tossico o non sia tossico, ma quando tu con una persona non ti senti a tuo agio, quando tu con una persona non ti senti bene, c'è qualcosa che non va. Allora, tieni presente che ci sono un sacco di svitati. Ci sono un sacco di svitati. E se tu hai collezionato tanti svitati nel tuo passato, come dire, guarda che non essere tu la svitata, o per meglio dire di non essere una persona che si aggancia a persone svitate, perché poi ci sono le persone gelose, le persone psicopatiche, le persone psicolabili, le persone che non sono, diciamo, le persone che non sono centrate, tutte queste tipologie di persone, non stai perdendo niente se se ne vanno, non stai perdendo niente. Persone che scatenano gelosie, che ti triangolano e poi, prima ti triangolano e poi ti lasciano in uno stato, diciamo, di negatività. E questa è un'altra cosa che devi tenere presente, no? Come il love bombing, l'idealizzazione, le lusinghe, poi la sparizione, insomma. Oppure la comparazione fallimentare, perché poi ci sono tutti quelli che ti mettono, che ti comparano in modo fallimentare ad altre persone.
ti compare di modo fallimentare agli ex. Preferivi l'ex? Ma vai dall'ex, prego, accomodati. Preferisci Tizio? Ma vai con Tizio, prego, accomodati. No? Quando una persona ti compara, fa una comparazione fallimentare in mezzo a nei confronti di qualcun altro, lascialo andare e levatelo dai maroni. E questo è un punto da prendere in considerazione. Quindi questo è quello che devi imparare a fare. Perché se una persona, diciamo, prima ti ammira e poi, diciamo, vede un sacco di difetti, prego, avanti c'è posto, perché queste persone hanno una maschera e quando iniziano questo programma, diciamo, di squalifica, la loro maschera si incrina, la loro maschera si incrina e quindi inizierai a vedere veramente quello che c'è dentro. E quindi non avrai più nessun problema. Quando si allontana, che fa tira e molla, te lo togli dai maroni una volta per sempre. Te lo togli dai maroni una volta per sempre. Non te lo tieni più. Te lo togli dai maroni. Ed è questa la cosa fondamentale. Poi le comparazioni fallimentari possono essere sul fisico, sulla mente. Non è che ti compara fallimentarmente, dice tu sei grassa e quell'altra è magra, o tu sei bassa e quell'altra è alta. Però ti potrebbe comparare tu sei scema, quell'altra è furba. Tu, che ne so, sei mignotta, quell'altra è santa, tu sei stupida, quell'altra è intelligente, tu sei analfabeta, quell'altra è un premio Nobel, che ne so, cioè, sono mille i modi in cui ti possono comparare, insomma, questo è un punto fondamentale. Vanno a cercare quello che pensano che può essere un difetto a qualcuno. Potrebbero comparare, diciamo, anche sul fisico, no? Cioè, niente, ognuno ha la sua modalità, insomma, ognuno ha la sua modalità e quindi bisogna tenere per buone queste cose, insomma, questo è un punto fondamentale. Bene, direi che lascia perdere le storie patetiche, lascia perdere le storie patetiche, lascia perdere le persone che fanno tira e molla e levatele dai coglioni se vuoi essere felice, se vuoi veramente essere felice. Questo è.